Ciao a tutti, io sono Francesca e comincio così questo vlog. Oggi è il 10 agosto, quindi è anche la notte di San Lorenzo. E il mio compagno è dall'addestratrice con Balù e io a sorpresa gli ho ordinato la pizza, anzi l'ho ordinata per tutti e tre perché è anche per la bimba, e poi ho deciso, sempre a sorpresa, di andare da qualche parte, non vi dirò dove, e a farci un giro perché appunto è la notte di San Lorenzo e quindi ci sono le bancarelle e tutto, però non troppo lontano perché poi domani si parte e si va a Rimini, quindi questo qui è un vlog per prepartenza. Oggi siamo andati dai miei al mare e non hanno fatto commenti sui tatuaggi perché comunque vabbè, io e mia mamma degli ultimi due non ho accennato niente, però comunque me li hanno visti, però non mi hanno detto niente. Adesso sto aspettando il rider. Ho fatto la doccia sia io che mia figlia. E il mio compagno l'ha fatta oggi pomeriggio, quindi siamo a posto. Siamo tutti pronti per partire. Siamo arrivati a Rimini, abbiamo fatto già un po' di spesa e queste sono le cose che, perché avevo già cominciato a girare una clip, però vabbè, ho dovuto ricominciare da capo. Allora abbiamo preso questi medaglioni di soia, tonno vegano, due bustine di parmigiano reggiano già grattugiato, fagiolini, cappuccino con latte di mandorla, yogurt, cocco che scade il 16 di agosto, caffè, würstel e poi adesso le altre cose le dobbiamo ancora far vedere. Ho preso due di questi che sono dei biscotti allo yogurt. Questi sono ricoperti, cioè il biscotto è cacao in pratica. Mentre questo è quello originale, normale. Poi da fare stasera per me ho preso questa insalata qui, della Bonduelle, i biscotti per la bimba e una spattina, ve l'ho fatta vedere. Poi da portarsi al mare, per la bimba più che altro, ho preso queste sfoglie della Tucca. Non so se le piacciono. Un'altra insalata da fare anche più avanti, questa qui dovrebbe scadere il 15, quindi posso farmela domani sera volendo. Poi ho preso una Coca 00, una Coca-Cola 0 al limone e una Coca-Cola normale. Adesso ne faccio Coca-Cola 0 al limone e una Coca normale. Poi ho preso anche un pacco di pasta da 1 kg, queste che sono le penne, mezze penne rigate. Allora ho preso il riso per l'insalata di riso perché ci siamo portati da casa il con di riso e anche qualche altro sugo. Qua c'è un altro cappuccino. Dov'è che c'è scritto che è vegano? Eccolo qua. E dopo vi devo dire una cosina. Poi ho preso il latte per la bimba della Parmalat, ne ho presi tre, mi sembra. Sì. Lo zucchero, le bustine. E ho preso anche il grano in scaglie. Adesso vi dico quello che vi devo dire. Ora, in questi giorni, da parte di una persona, ho ricevuto dei commenti per quanto riguarda il video che ho fatto 24 ore da vegana. Prometto che io non sono vegana, io sono vegetariana, e mi è stato criticato il fatto che io ho detto che in gravidanza io comunque la carne l'ho mangiata. Allora, premetto che secondo me una persona deve fare quello che vuole nella sua vita, quindi io non vado a giudicare gli altri e gli altri non devono giudicare in questo modo me. Perché poi questa persona mi ha anche scritto che se io non voglio, come si dice, imporre un qualcosa ai miei figli, in questo caso a mia figlia, voglio limitare la sua libertà di non fare figli. Allora, premetto che ognuno della sua vita fa quel cavolo che gli pare e cioè, questo qui è un po' anche la mia filosofia di vita, nel senso che io non rompo te e tu non devi scassare me, io vivo così, ok? Non vado a rompere le scatole agli altri e pretendo che gli altri non le rompano a me. E arrogarsi il diritto di dire a una mamma o comunque a una qualsiasi persona esistente sulla terra, se fare o non fare figli, certe critiche ve le dovete tenere per voi, ok? Perché voi non sapete quello che io sto passando in questo periodo, perché sto passando una cosa molto brutta per quello che mi riguarda e se me ne andrà, se ne avrò voglia, ne parlerò su YouTube. Non è un argomento facile.
Forse che mamma ha capito, ok? Cioè, nel senso, non è una cosa che riguarda mia figlia, per fortuna, è una cosa che riguarda me, ok? Quindi, argomento figli, se io devo o non devo e quando devo fare figli, non sta a voi a giudicare, ok? A questa persona in particolare poi, che si è presa anche il banno, ovviamente, perché era andata a giocare a toccare certi punti che non andavano toccati, tra cui questo qui dei figli, e il criticare il fatto che io delle volte mangio la mozzarella, bevo il latte, così. Allora, io il latte non lo bevo e lei ha detto praticamente che anche il latte comunque crea vittime, tra virgolette. Sì, lo so, io l'unica cosa di origine animale che mangio è la mozzarella quando è sulla pizza. Scusate, no. Per il resto io non mangio niente di origine animale, a meno che non sia un dolce, che magari la domenica mi scappa un dolce con, fatto con le uova. Cioè, Babbo, dovete, secondo me, pensare prima di scrivere certe Papà. Cose. Perché, va bene, tu mi critichi, comunque io però non mangio carne, ok? Non mangio carne, cerco di limitare l'uso dei il consumo dei latticini, delle uova, uso trucchi e tutte le altre cose che uso per l'igiene personale, per truccarmi e tutto. Tutti i prodotti rigorosamente non testati sugli animali, quindi voglio dire, tu mi vieni a criticare, nonostante questo, voglio vedere cosa vai a fare con una persona che decide di mangiare carne, perché è una scelta libera di qualsiasi persona e qualsiasi persona deve avere il diritto di poter scegliere senza avere rotture di scatole attorno. Perché pure voi, cari vegani, tra virgolette, fate delle vittime. Non andate mai in macchina? I moscerini non sono animali? Oppure gli altri insetti che schiacciate con la macchina mentre andate a lavorare o da qualche altra parte a fare shopping non sono animali? Quindi, ripeto, non rompete. Ecco. E poi, anche il fatto che mi ha criticato questo qua, che io ho messo due proteine. Ragazzi, allora, ognuno, a meno che non abbia una... che una persona non abbia una dieta da seguire, secondo me vige sempre il discorso di prima, ok? Nel senso che io non rompo te e tu non devi rompermi. Della serie, io mangio un po' quello che mi pare e come mi pare, abbinato come mi pare, tra le altre cose. Anche perché io ho perso 25 kg con una dieta, ok? Penso di potermi permettere, quando ne ho voglia, di poter mangiare come voglio io, ok? E di dare a mia figlia quello che credo che io sia giusto, quindi gli ho dato adesso un pochettino di parmigiano, tanto per rimanere in tema, mamma, che il latte non va dato perché crea vittime, visto che io sono un po' provocatrice, adesso gliene do anche un altro po' di parmigiano. Dovete smettere di rompere le scatole al prossimo, ok? Io so quello che faccio, so quello che sono. Faccio una dieta vegetariana da quando avevo 14 anni. Quindi non so voi a 14 anni che scelte prendevate di vita. Io a 14 anni ho scelto di non mangiare più animali. Ok? Quindi, per piacere... Isabella, dimmi. Balù. Balù lo tengo qua perché sennò ti viene a rubare il formaggio. Non so voi a 14 anni che scelte di vita e che cosa avete fatto a 14 anni. Io a 14 anni ho preso tale scelta e tale scelta continuo a portare avanti. Punto. Detto questo, ci vediamo con la prossima clip. Questo è il panorama. Quella nostra spiaggia è più o meno giù di là,
ti sta 900 metri dall'appartamento, quindi 12 minuti a piedi sono. Prima ci siamo passati davanti in macchina, poi dopo ci passeremo davanti anche a piedi. Prima di partire ho acquistato all'Ipercop queste Havaianas qua e sono indeciso se tenermi queste qui che hanno i piedi o mettermi queste. Secondo me col look che ho oggi stanno meglio quelle che hanno i piedi, però vorrei provare queste ciabatte nuove, quindi metto queste. Non mi ricordo se ve l'ho fatta vedere, ma abbiamo preso anche l'acqua, solo naturale, gasata, non l'ho presa. Allora, ho fatto un po' di acquisti oggi in giro per Rimini, domani, se tutto va bene, andiamo a Riccione, domani sera, perché domani mattina andiamo in spiaggia. Allora, abbiamo preso i fazzoletti perché non li avevamo, 3 euro comunque, in totale, tantissimo, poi una bottiglia d'acqua. Ci siamo anche fermati a prendere una granita, anzi due, una per me e una per il mio compagno, la bambina dormiva. Poi io ho preso questo cappello qua perché io soffro molto il caldo e ho lasciato il cappello a casa, giustamente. Poi la bimba voleva una palla, gliel'ho presa, e mi sono presa anche un paio di orecchini con la piuma. Adesso ve li apro e ve li faccio vedere. Diversi tra di loro, però io li volevo e li ho presi. Dunque, il cappello ho pagato 10 euro, la palla 3, gli orecchini mi sembra anche questi qua 3 euro. E vabbè, queste sono le spese che abbiamo fatto. Non abbiamo speso tanti soldi perché è il primo giorno, ok? E poi domani, col fatto che andiamo a Riccione, io voglio comprarmi un paio di Panema. Io sono appassionata di scarpe Converse e di ciabatte infradito. E voglio comprarmi un paio di Panema, e ce l'avevano oggi in un negozio, però secondo me il prezzo era troppo alto, 39 euro. Vediamo domani a Riccione. Buongiorno, faccio colazione con un biscotto e il caffè, che però ancora non è pronto. E qua c'è il caffè, adesso sono le 7:30 del mattino, quindi io adesso mi vado a preparare per andare in spiaggia, ma io vi saluto qui e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Allora, io chiudo così questo vlog e ne comincio un altro adesso, quindi io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!